Ciao, io sono il papà di Lollo Beat. Sì, Lollo Beat. Oggi apriamo due bustine. Una delle creature alate e l'altra degli Arctic Animals. Ma spiega un po' a tutti il perché hai comprato queste bustine. Allora, perché cosa hai fatto? Ho fatto... Cosa sei andato a fare? Il vaccino. Bravo. Il vaccino. E te ne hanno fatte quante? Dove? Due. E dove? Qua. Ok. E qua. Perfetto. E a cosa servono quei vaccini lì? Servono per non ammalarsi. Perfetto, ottimo. Adesso apriamo queste bustine. Ok. Papà, scegli tu da quale iniziare. Allora io partirei subito da questa perché secondo me è stupenda. Io andrei vicino alla fotocamera per farla vedere bene, eh? Cosa dici tu? Guarda! Bella, bella, bellissima. Apri. Ora apriamola. Apriamo la busta. Dopo gliela faccio vedere da vicino. Mm-hmm. Okay. Queste sono le nuove, è vero? È vero. È caduta. È caduta. Piccolo inconveniente. Ok, vediamo. Bello. Fallo vedere, bello vicino, semmai, eh. Non troppo attaccato, così lo vedono bene. Bellissimo, cavoli. Ma questo qua che cos'è? Vediamo? Sì, vediamo. Allora, vediamo. Questo si chiama Lampris guttatus. Lampris guttatis, cavoli, che pesciolone, Lampris guttatis, vediamo, e addirittura è uno speciale, okay. È uno speciale, guarda, si illumina al buio, questo glow in the dark direi che si illumina al buio, sì, e vai, adesso apriamo le creature alate. Allora, questo qua è vive in mare aperto, in tutti i mari e gli oceani, con l'eccezione di quelli polari, fino a 500 metri di profondità, raggiunge i 2 metri di lunghezza e i 2 quintali di peso e ha un aspetto caratteristico, con il corpo alto e molto compresso ai lati e la testa piccola, caccia soprattutto giovani naselli, calamari e meduse. Quando individua una preda, lei si avvicina sornione e mentre lei non se lo aspetta, la cattura facendo scattare in avanti la sua piccola bocca priva di denti e se la ingoia intera. Bacca. Se invece la preda non ci casca e si dà la fuga, sfodera la sua abilità nel nuoto, inseguendola anche fino a 1000 metri di profondità. Beh, insomma, è un ottimo predatore, direi. Ottimissimo. Un ottimo predatore dei mari. Sì, adesso apriamo le creature alate, ve le faccio rivedere. Bella. Belle, bellissima, ragazzi, bellissima. Bellissima. Apriamola. Allora, io non guardo, Vediamo. Sorpresa, sorpreso. Bello, vediamo che cos'è. Allora, quello lì, vediamo un po'. È una fregata aquila. Fregata aquila. Però noi non l'abbiamo fregata, ma l'abbiamo comprata, è vero? Anche se si chiama fregata. Molto, ma molto bella. Vediamo un po' se ci dicono qualcosa di quest'aquila particolarissima, direi. Vediamo. Anche qua ce ne sono tantissime da trovare, eh? È vero? Di qualcosa anche tu. È vero. Guardate, ragazzi, ve li faccio. Cambia colore in acqua calda il pappagallo Ara Macao. Eccolo lì, bisogna andare a trovarlo, eh? Vediamo un po'. Dov'è la nostra? Ecco qua, fregata aquila. È un uccello diffuso lungo le coste dei mari tropicali. Il maschio è famoso per la grossa sacca golare di colore rosso che utilizza per attirare le femmine. Nidifica esclusivamente sull'isolotto di Boatswain Bird nell'Oceano Atlantico. Io direi che per adesso, Lorenzo, falli vedere, eh? Bellissimo.
bellissimi, bellissimi veramente. Io direi che li potresti salutare a modo tuo. Questo qua è il primo video che metterai in onda su YouTube, al canale Lollobit. Saluta tutti i tuoi amici, invitati a iscriversi al tuo canale, è vero o no? Ciao! Come si dice? Iscrivetevi! Iscrivetevi a questo canale, attivate la campanellina e lasciate un bel like. Ok. Grazie. Noi vi salutiamo! Ciao! Ciao!